Diciamo che ci stiamo rimettendo in moto e è chiaro che le vittorie danno energia e danno fiducia al lavoro che si svolge in palestra. Bisogna sempre ogni tanto però combattere un certo relax mentale, nel senso che quando le cose vanno bene è umano pensare che quasi tutto sia giusto, si sia aggiustato o sia in perfetto ordine. Invece no, bisogna mantenere la stessa capacità di soffrire, di lottare, di allenarsi sempre meglio, perché le vittorie danno sì benzina, ma a volte tolgono un po' di aggressività e questo non deve succedere, anche perché non ce lo possiamo permettere. Siamo a 2 punti dall'inferno e a 2 punti dal paradiso, e quindi dobbiamo in qualche modo stare lì sul pezzo, anche perché il campionato è estremamente lungo. Adesso c'è Cantù, una gara che crea da solo, insomma, tante motivazioni. È cambiato un po' nell'ultimo mese Cantù perché ha perso Johnson, ha perso Sergio, adesso ha siglato l'accordo con Bryant, insomma, però rimane una formazione di assoluto livello. Sì, giocare contro la prima della classe direi che non abbiamo bisogno di extra motivare i giocatori. Credo che sia un piacere per tutti giocare contro un club storico come Cantù, quindi di grande prestigio, e credo che tutti i ragazzi metteranno il massimo, anche perché giochiamo in casa e vogliamo sicuramente fare una bella figura, barra vincere. Loro sono un po' diversi e quindi sono anche un po' un'incognita per certi aspetti, vediamo un po' con più quintetto cominciano la partita, che accorgimenti tattici avranno fatto, però è una squadra che sicuramente mantiene un tratto fisico importantissimo, sono molto aggressivi in difesa, molto forti, riempiono l'area molto bene, sarà molto dura a segnare tanti punti in area come abbiamo fatto invece a Ordinove, dove abbiamo fatto 40 punti in area, sarebbe un bel obiettivo da raggiungere anche domenica. Come si arriva alla squadra, nel senso che abbiamo parlato un po' prima di qualche problema fisico, insomma, di là che c'è questa crescita che è importante, insomma, piano piano si sta Ma rimettendo allora, un po'. sicuramente in queste ultime settimane siamo riusciti ad allenarci in 10, 11, 12 giocatori, questo grazie anche a tutti i ragazzi che ci vengono messi a disposizione dal San Pio, che onestamente ci danno l'opportunità di poter lavorare molto bene. Di fatto questa settimana qua Basso non si è allenato e onestamente molto molto in forse anche per la partita. Speriamo che ci dia un piccolo contributo, anche solo per 5 minuti, per dar fiato a Iannuzzi, che non può ovviamente giocare 39 come ha fatto domenica scorsa. Però i ragazzi stanno cercandosi di più, già domenica l'abbiamo dimostrato. Questa è una squadra che, se vuole diventare, fare veramente un passo avanti, deve giocare sempre più di squadra. Fare un passaggio in più e un palleggio in meno. Questa è un po' l'idea. Condizioni di maschera che non ci sente. Ma no, Lorenzo sta migliorando di giorno in giorno, credo che possa sicuramente darci qualche minutino, anche solo per assaggiare il campo, perché sicuramente è un giocatore di cui abbiamo bisogno. No, allora, il processo di riabilitazione è andato, diciamo, benissimo. Non ho mai avuto un intoppo, il ginocchio non si è mai gonfiato durante questi 7 mesi, quindi meglio di così non poteva andare, ecco, non può andare perché comunque è ancora in atto la riabilitazione. E niente, un po' di contratturine sui quadricipite, soprattutto sulla gamba sinistra ogni tanto, perché ovviamente sovraccarico con l'altra gamba, però in campo vado, 5 contro 5 lo faccio ormai da 3 settimane, questa è la terza. Quindi sta andando tutto bene, dai, sono felice. A livello di fiducia tua, insomma, come ti senti anche dal punto di vista, insomma, della forzatura del ginocchio, come stai? No, allora, il ginocchio quando gioco non penso, cioè non lo sento, perché sono, diciamo, medesimato a quello che sto facendo. Quindi sono collegato nel campo, sono connesso nel campo. E ovvio che, vabbè, quando mi fermo devo fare dei tiri liberi o tiri da fermo, lo sento, vabbè, ma è una cosa normalissima. In questi mesi ancora sarà così, ma poi mi hanno detto che si riequilibrerà tutto e non sentirò nulla. Quindi ovvio che è un processo che ha bisogno di tempo, pazienza e ci adattiamo. Condizione fisica, cioè chiaramente. Sì, il fiato c'è, ecco, lo sto facendo in queste settimane col 5 contro 5. Quel fiato alla fine viene con l'allenamento, ecco, con le partitelle 5 contro 5, quindi sta andando bene, ecco. Ma anche il campo lo
Sì, no, riesco contatti, riesco anche a subire contatti, in difesa non ho paura, metto sempre il corpo addosso. Come ha detto il coach, sicuramente qualche minuto lo darò, ecco. Sì. Del momento della stagione finora degli Stings, cosa ne pensi e cosa ne pensi insomma anche delle prossime partite, del futuro degli obiettivi stagionali? Beh, ci sono stati degli alti e bassi, ovvio che io sono subentrato quando ci sono stati più bassi che alti. E niente, io ho osservato da fuori, ecco, non ero protagonista in campo, quindi ci può stare, sono stagioni che si possono succedere, possono accadere questi episodi, bisogna saper accettare, andare avanti, perché comunque il basket è fatto di alti e bassi. Sia in una partita sia in una stagione, quindi bisogna solo sapere andare avanti. E quando avevamo parlato l'ultima volta, mi dicevi che avrebbe fatto piacere di entrare contro Cantù, che era la Sì. squadra che vedevi da bambino, quindi insomma avrà anche un sapore speciale per te, Sì, immagino. esattamente. Cantù, mi sono innamorato a basket anche grazie a Cantù perché è stata la prima partita di Serie A. Sono andato a vedere quando ero piccolo, era Cantù, Bologna, Virtus Bologna. A mezzogiorno, me lo ricordo ancora. Quindi è bellissima come cosa, cioè comunque giocare contro la squadra in cui mi ha fatto innamorare di questo sport, è bello. Ma qualcosa sulla partita che ti aspetti, cioè in generale, perché Ma ancora. sarà una partita fisica, molto fisica. Loro già l'andata ero presente al palazzetto Desio. Sono una squadra molto fisica, anche quasi da Serie A. Bisognerà aiutarsi a vicenda in difesa, sia con la voce che col corpo. E in attacco provare anche a correre, magari, più rispetto al solito. E cercare di dare il massimo, di aiutarci, perché comunque una partita tosta è contro la prima della classe, quindi chiunque vorrebbe giocare una partita del genere.